Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, non è normale, nel senso che ce lo spiega la Ronzulli, che ci è rimasta piuttosto male ed è piuttosto improvviso. Quello che è successo su Forza Italia l'ha scritto il mio giornale, o meglio il giornale diretto da Marco Travaglio. Sta succedendo che Berlusconi all'inizio non sopportava la Meloni, ne diceva di tutti i colori, e non sopportava soprattutto il fatto che questa donna avesse un partito che aveva preso così tanti voti. Poi, come spesso vi ricordate, anche Berlusconi, quando si opponeva alle elezioni di La Russa, eccetera, insomma, era una cosa pesante. Poi, oltre che Berlusconi, sono intervenute le persone a lui più care, e è intervenuta Marina in particolare. Questo è stato scritto. Perché Forza Italia, la famiglia Berlusconi, al di là degli interessi legittimi politici, perché è un uomo di centrodestra, ha degli interessi più prosaici, che sono molto economici, e quindi Marina ha chiesto che si raggiungesse un incontro, quindi con un appoggio più pieno alla Meloni, in cambio di tutta una questione che vedremo nelle prossime settimane, che riguarda interventi legislativi, e dall'altra che si risolva la questione di cui parlava anche Gasparri, che è la ossessione per me, ma secondo lui questione centrale, la questione della giustizia, cioè mettere a posto i magistrati. Questo è quello che è stato scritto ed è stato scritto dai miei colleghi. Ho chiesto in che modo, sulla base di fonti. Allora, a proposito di giustizia, Peter, arriva una notizia importante da Israele. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha informato gli alleati della coalizione di governo che intende sospendere la riforma giudiziaria, dopo che è successo questa notte praticamente l'inferno in Israele, con vari ministri mandati via e cittadini in piazza, con moltissime manifestazioni in tutto il paese. A proposito di quanto la giustizia sia cruciale in molti momenti della nostra storia. Allora, Pietro, tu che mi dici? Che sensazione hai avuto tu, che conosci molto bene il centrodestra? Senza dubbio, questo riassetto non riguarda solo le problematiche interne a Forza Italia. Con queste scelte sono stati dati dei messaggi all'interno del partito, ma anche all'interno della coalizione, e credo che questi messaggi siano diretti alla determinazione di svelenire i rapporti fra Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché insomma ci si è resi conto che ci sono 4 anni e mezzo di governo davanti, che questo governo può durare, e quindi Forza Italia ha tutto interesse a confermarsi una delle colonne dell'alleanza. Allora, poi, scusatemi. Ovviamente il fatto fa le sue ricostruzioni dicendo Berlusconi è un coacervo di interessi, sì, perché poi insomma c'è la storia che sarebbe stato l'intervento della moglie di Berlusconi, della Marta Fascina, della figlia Marina, insomma tutta una serie di... Bisogna commettere questo errore su Berlusconi. Berlusconi è sì un coacervo di interessi, ma anche degli interessi politici. È secondo me quasi sempre sbagliato dire che è un motivo solo. Ma è quasi sempre sbagliato non tenere conto che lui è un signore molto ricco, proprietario di televisioni, con una famiglia che ha degli interessi economici. Quindi vanno tenuti conto sia l'aspetto politico che l'aspetto economico. Anche degli interessi politici, il tema della Peter, giustizia esiste a prescindere... Posso dire una attimo, cosa? Scusa, devo andare in pubblicità, perché poi non è che posso occuparmi del PD. Sì, però vorrei dire una cosa su questa lettura economicistica e marxista. Andavano tutti felici e d'accordo. Bonaccini presidente, grandi sorrisi, grandi abbracci, invece pure lì mi sembra che insomma volano un po' di stracci. Pubblicità.